Buonasera, sono Lino Cestone, senpai dell'Ungudojo della Kazeno Ryu Italia Brunei. E stasera vediamo la quarta tecnica di Aikido Jujutsu Idoi, definita Idoi perché è una forma molto più violenta e cruenta rispetto alle forme classiche, come può essere per esempio una forma definita Osoi, differenza che nell'Osoi è una forma più armonica, più aperta, meno violenta e con movimenti molto più ampi. Nell'Idoi vedremo dove avremo dei movimenti molto molto ristretti, più convinti, decisi, fatti assolutamente per far male, quindi non proteggere l'incolumità di Yuke. La quarta tecnica, quella che abbiamo stasera, definita Kotegaeshi Sokumen Dosae. Kotegaeshi è la tecnica finale di chiusura. Sokumen Dosae è la chiusura finale, Kotegaeshi l'attacco con la chiusura. Sokumen Dosae è la chiusura di bloccaggio terminale che porterà al controllo di Uke. Proviamo a analizzare didatticamente la tecnica nei suoi movimenti, nella postura della tecnica stessa. Analizziamo cosa comporta l'attacco di Uke, che deve essere sicuramente un attacco non morbido, ma un attacco deciso, questo per la buona riuscita della tecnica. Prima cosa fondamentale, il lavoro di Uke, che deve essere un attacco forte, deciso e convinto. Non si può pensare di affrontare questo in linea generale, ma sicuramente in tecniche piuttosto violente, non si può pensare che Uke attacchi morbidamente. L'attacco deve essere deciso e convinto. Proviamo ad analizzare la sua tecnica. Adesso Sando. Mas. L'attacco lo definiamo Ayami Tekuditori. Attacco definito Ayami Tekuditori, quindi presa al polso dello stesso braccio. Nel momento del contatto, Uke, che attaccherà come ho detto prima in modo molto deciso, deve immediatamente sentire la tensione di Tori trasmettersi al proprio corpo. Quindi Tori necessariamente dovrà presentare tensione ed energia a livello del polso. Una volta sentito l'attacco, quindi percepita la sensibilità dell'attacco stesso, ci si sposta dalla linea di attacco per sfuggire a un possibile attacco di calcio diretto o qualsiasi tipo di attacco che comunque comporti colpire la parte centrale del corpo, e si fa girare il polso, Tori fa girare il polso traslando completamente attorno al polso di Uke. Questo viene fatto utilizzando esplicitamente la tecnica, quindi non la forza del braccio, e girando attorno, completamente attorno al polso e facendo scendere l'energia del proprio corpo verso il centro in direzione del piede di Uke. Questo porterà a una destrutturazione di Uke che, come vedete, è in squilibrio in quanto è costretto a tenere la presa per controllare un possibile secondo attacco. Dopodiché l'operazione, il secondo movimento sarà andare a catturare con la mano sinistra il polso di Uke e fare un Kotegaeshi direttamente in verticale, quindi senza ulteriori aperture con la gamba. Kote che dovrà assolutamente essere deciso e violento verso il basso, utilizzando anche il suolo come possibile arma. Caratteristica di questa tecnica è che il Kote viene portato utilizzando il pollice
in direzione verticale verso il basso e mantenere una pressione costante e violenta verso il suolo. Una volta portato il potè, mantenendo una postura corretta, quindi schiena dritta, non le gambe sollevate, sedere all'esterno o viso verso il viso di Uke, che comporterebbe uno stimolo per Uke a voler attaccare, si mantiene il polso e il gomito assolutamente con la spalla attaccata al suolo, e avendo già il controllo con la mano destra nella posizione corretta, questo anche il motivo del potè fatto in questa maniera, si produce la tecnica contraria, che comporta lo spostamento sul lato sinistro di Uke, e la pressione sarà fatta sul polso, sul gomito e sulla spalla, in modo da controllare il movimento di Uke per non farlo tornare indietro. Una volta fatto questo, controlliamo il braccio destro di Uke, senza mai lasciare la presa, infiliamo la gamba destra sulla schiena per non fargli riprendere la posizione iniziale, che lo porterebbe in una situazione di forza, e incastriamo il suo braccio destro sul ginocchio di Torii sinistro. Questo dovrà comportare un suo controllo totale, senza l'utilizzo delle mani, la schiena poggiata correttamente, sarà la pressione del mio bacino di Ara sulla sua schiena, sul suo braccio, a mantenere il controllo, e non dovrò avere quindi bisogno, non avrò bisogno delle mani, perché il controllo è tutto dato dal corpo e dalla forza data dal bacino. Allargando il braccio la gamba sinistra, provocherò molto più dolore, e scendendo in verticale con il bacino otterrò ancora più dolore. Il controllo è fatto con la mano destra sulla fronte a segnare la piena situazione. Fine della tecnica, mantenere il controllo, appoggiare il braccio. Ehi. Importante in questa tecnica che la presa al polso avviene a questa altezza, rimane a questa altezza e da qui non ci si alza mai, altrimenti portiamo che nuovamente una posizione iniziale. Quindi se il contatto arriva a questa altezza, si rimane qua, però mai, mai portare la tecnica in alto per poi scendere, oppure portare la tecnica in basso per poi tornare su per fare il potè. Qui la tecnica è già persa. Molto bassi, e se la tecnica incomincia qui deve terminare.